La professoressa Cristina Basso, docente ordinaria di anatomia patologica dell'Università di Padova, tra le massime esperte di cardiopatologie e morti improvvise, riceverà i campioni prelevati dal cuore di Carlo Alberto Conte, l'atleta dodicenne mancato martedì in seguito all'arresto cardiaco che lo aveva colpito durante la sua prima gara di atletica con le Fiamme Oro, domenica a Vittorio Veneto. Sono veramente addolorato e colpito, anche perché un po' mi rivedo in Carlo Alberto, nei racconti dei suoi compagni di classe, dei ragazzi del primo livello delle Fiamme Oro. Lo scrive Marcel Jacobs, olimpico nei 100 metri nella 4% a Tokyo, in una lettera in ricordo del dodicenne come lui, appartenente alle Fiamme Oro. Un piccolo grande atleta, prosegue Jacobs, che lascia solo dei ricordi nei suoi amici e insegnanti, che amava lo sport in tutte le sue forme, dalla corsa alla bicicletta, che si divertiva come me quando ero piccolo a lanciare il vortex. So quanta felicità deve aver provato nel fare quello che faceva sul campo e in pista. Sono vicino e vorrei dare un abbraccio commosso da genitore di tre piccoli figli al papadino Massimiliano, alla mamma Valentina e alla sorella Clementina, a tutti i suoi compagni e alla meravigliosa comunità delle Fiamme Oro, piccoli e grandi, alla quale mi onoro di appartenere. È in questo momento che si deve sentire tutto il nostro calore, non solo oggi ma domani, dopo, quando sarà ancora più difficile accettare l'ingiustizia di quello che è successo. Ciao Carlo Alberto, ti porto nel mio cuore, resti nel cuore di tutti noi, conclude.